Il Ministero del Lavoro è disponibile a valutare la possibilità di allargare le misure di sostegno economico ai lavoratori molisani in stato di bisogno. Il rischio idrogeologico resta elevatissimo in regione, testimoniato da esperti e ordini professionali. Occorre una maggiore tutela delle campagne. Con una intesa tra il Ministero dei Beni Culturali e la Regione sono stati salvati i posti di lavoro alla Biblioteca Provinciale Albino di Campobasso. La settimana dei diritti e della legalità prenderà il via lunedì 16 nel capoluogo con una serie di appuntamenti che vedranno al centro i diritti umani. Buona serata dall'informazione di TLT Molise. Rete Ferroviaria Italiana ha approvato definitivamente la soppressione del passaggio a livello che dà accesso a Campomarino Lido. Nuovo progetto prevede la realizzazione di una rotatoria sulla statale 16 Adriatica ad opera di Regione ANAS e RFI. L'opera acquisterà ancora più rilevanza nel momento in cui sarà collegata alla rotatoria che sarà realizzata lungo la statale nei pressi della stazione ferroviaria. Il Ministero del Lavoro è disponibile a valutare la possibilità di estendere ai lavoratori delle aree di crisi complessa la fruibilità degli ammortizzatori sociali di prossima scadenza. Giuseppe Pittà. Il presidente del Molise Frattura e quelli di Toscana, Lazio, Marche, Friuli, Venezia Giulia hanno chiesto al Ministero del Lavoro, in un'apposita riunione a Roma, la disponibilità a valutare e verificare la fattibilità di percorsi che possano garantire specifiche misure riguardo all'estensione ai lavoratori delle aree di crisi complessa la fruibilità degli ammortizzatori sociali in caso di una prossima scadenza. I rappresentanti del Ministero dichiarano di essere disponibili a cercare e trovare le soluzioni al problema sollevato e così il Presidente Frattura affida ad una nota la sua riflessione. La condivisione registrata afferma, in relazione alle istanze che abbiamo avanzato per i lavoratori delle aree riconosciute, è un segnale incoraggiante perché è espressione della volontà del Ministro e della sua struttura ministeriale di sostenerci nel confronto aperto oggi a tutela di tanti lavoratori coinvolti. Dunque diventa possibile la verifica di percorsi mirati che consentano, naturalmente nel pieno rispetto del quadro normativo di riferimento, la definizione di misure specifiche per tali lavoratori, misure legate alle consuete forme di accompagnamento ulteriore per quei casi di imminente scadenza della cassa integrazione e a nuove modalità di una loro riqualificazione per favorire una migliore ricollocazione sul mercato. L'Unione Sindacale di Base ha fatto richiesta esplicita all'assessore regionale Carlo Veneziale di un incontro per discutere i disagi e le possibili prospettive future dei circa 3.000 lavoratori dell'area di crisi industriale complessa, in riferimento al confronto avuto con il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Cambiamo argomento. I carabinieri del comando provinciale di Isernia nell'ambito della sicurezza sui posti di lavoro hanno denunciato 11 persone, soprattutto titolari di imprese edili, per inosservanza alle norme di prevenzione degli infortuni e mancata regolarità occupazionale. Continua e costante l'impegno dei carabinieri del Comando Provinciale di Isernia nel compito di prevenire e stroncare ogni possibile reato. L'ultima operazione è finalizzata soprattutto alla tutela della salute e della sicurezza sui vari luoghi di lavoro. I militari dell'arma delle varie stazioni hanno sottoposto ad accertamenti numerosi cantieri edili ed altre attività imprenditoriali, rilevando molteplici violazioni. Nel corso dei controlli sono state individuate e denunciate alle competenti autorità giudiziarie ben 11 persone, responsabili a vario titolo delle imprese interessate. Le denunce si sono rese necessarie per l'inosservanza alle norme previste per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche per una mancata regolarità occupazionale di tanti lavoratori. Si tratta di 8 persone provenienti dai vari comuni in provincia di Caserta, oltre a 3 molisani di Boiano, Rionero, Sannitico e Frosolone.
Intanto un altro episodio criminoso è avvenuto a Bagnoli del Trigno, dove un'auto a folle velocità ha forzato un posto di blocco messo in atto nella tarda serata di ieri dai carabinieri della locale stazione al fine di contrastare i tanti reati predatori quali furti e rapine. Dopo un inseguimento sulla statale 650 Trignina, il veicolo in fuga è stato bloccato. Alla guida una donna, 40 anni di Napoli. Dagli accertamenti l'auto è risultata rubata proprio nel napoletano. Naturalmente la donna è stata denunciata per ricettazione e il veicolo sequestrato in attesa di essere restituito al legittimo proprietario. Per garantire maggiore sicurezza e contrasto alla illegalità, la Questura di Campobasso ha potenziato le attività di prevenzione sul territorio. Gli agenti delle squadre volanti hanno rintracciato nella città capoluogo due stranieri di nazionalità indiana in posizione di soggiorno irregolare. Nei loro confronti è stato adottato il decreto di rimpatrio con l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 30 giorni. Anche i vigili molisani hanno aderito allo sciopero nazionale di oggi a Roma della Polizia Municipale di quella provinciale. Le ragioni, come indica il sindacato CSA, sono da ricercare soprattutto nello svilimento del loro ruolo e delle funzioni e in direzione di un contratto di polizia di diritto pubblico. Il Ministero dei Beni Culturali raggiunge un'intesa per valorizzare beni, opere pittoriche e tutto il personale impiegato nelle biblioteche provinciali di Campobasso e Isernia. Vediamo. La Biblioteca Albino, il Museo Sannitico, le opere del maestro Antonio Pettinicchi e la collezione pittorica di Giuseppe Eliseo a Campobasso. Il Ministero dei Beni Culturali ne riconosce storia, prestigio e importanza e mette in sicurezza il patrimonio delle due province, valorizzandole nel contesto nazionale. I rappresentanti politici molisani hanno condiviso nella capitale l'intesa con il governo. È un risultato che soddisfa particolarmente le istituzioni locali. L'inserimento della cultura molisana nella strategia nazionale e il riconoscimento del prestigio delle opere che nel corso dei secoli sono state raccolte in regione. L'intesa salvaguarda anche tutti i dipendenti addetti alla Biblioteca Albino. L'esito positivo della vertenza mette nelle condizioni di garantire ai cittadini la possibilità di fruire dei volumi, collane, raccolte e libri custoditi nella struttura di Via D'Amato. Nell'accordo è anche stato individuato il percorso per un piano di riallocazione del personale impiegato nella Biblioteca Provinciale di Isernia. Un corso di laurea magistrale in informatica è stato accreditato all'Università del Molise dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca. L'informatica è il settore a maggior assorbimento di giovani laureati, ma le statistiche annoverano l'Italia, la nazione penultima in Europa, come numero di laureati in questo campo. Il Comune di Termoli è chiamato a pagare le mensilità ai dipendenti della società di trasporto pubblico locale GTM. Entro la fine del mese la Regione incasserà intanto i soldi dal Governo nazionale. L'assessore regionale Pierpaolo Nagni al microfono di Antonio Griguolo. Per quanto riguarda i trasporti c'è sempre fermento. Per quel che riguarda l'urbano, che è diciamo, quello che è su un po' la bocca di tutti, vista la protesta che ha il GTM a Termoli, va ricordato che c'è una legge approvata nel 2014 che prevede, fin quando non arriva la prima rata del finanziamento, che i comuni, che sono i soggetti in contratto con le aziende, debbano anticipare. Io capisco che questa storia è un po' complicata da digerire, ma già l'anno scorso la Regione si è sostituita ai comuni anticipando le prime mensilità. Quest'anno i comuni dovevano porre in bilancio le poste necessarie per pagare le prime mensilità. Qualche comune lo ha fatto, qualche altra azienda anticipa di proprio, a Termoli c'è sempre questo problema. Problema che però devo anche dire con estrema onestà sta per finire, perché entro la fine di maggio la Regione incasserà la prima rata del piano finanziario per i trasporti, quello che ci trasferisce il governo, e quindi pagheremo ai comuni tutte le mensilità fino a maggio, in modo che anche le aziende che oggi stanno protestando, diciamo, possano essere soddisfatte.
Lei è anche il promotore del gestore unico per quanto riguarda i trasporti regionali. Ecco, anche la seconda domanda, in tal senso cosa può dirci? Beh, più che il promotore, seguo quello che è la normativa nazionale, che individua come, diciamo, gestione del quadro dei trasporti un gestore unico con una gara pubblica. È l'indirizzo europeo che è rafforzato dall'ultimo decreto Madia. Noi non facciamo altro che attenerci al quadro normativo e andare verso questo indirizzo che prevederà una manifestazione di interesse per quel che riguarda il trasporto extraurbano e poi una disciplinare di gara che io credo entro la fine dell'anno dovrebbe determinare ed assegnare il nuovo appalto. La settimana dei diritti e della legalità, l'iniziativa promossa dal Comune di Campobasso, prenderà il via lunedì 16. La settimana dei diritti è dedicata all'incontro con i ragazzi delle scuole superiori al fine di approfondire i temi dei diritti umani e dei principi fondamentali che regolano uno Stato di diritto. Partendo dalla Costituzione si discuterà di discriminazione, violenza di genere, fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, reati in materia di ambiente e di decoro urbano, delle problematiche legate alle scommesse fino all'uso di sostanze dopanti nello sport. La Coldiretti commenta il dato che vede il Molise come un territorio con il 100% dei comuni fortemente a rischio idrogeologico, una criticità che si contrasta con la difesa dell'agricoltura e con il riconoscimento sociale a chi lavora le campagne. In uno studio elaborato dalla Coldiretti sui dati ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, si evince che il Molise risulta essere, insieme a Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Basilicata, tra le 7 regioni con il 100% dei comuni a rischio idrogeologico. Una situazione fortemente critica che evidenzia come l'intero territorio molisano mostra una propensione a fenomeni franosi o a pericolosità idraulica. Una condizione che spinge la Coldiretti del Molise, con il suo direttore regionale Saverio Viola, ad affermare che su un territorio meno ricco e più fragile per il consumo di suolo, le precipitazioni, sempre più intense e frequenti, con vere e proprie bombe d'acqua che il terreno non riesce ad assorbire, causano danni sempre più ingenti. Per questo bisogna prevedere una legislazione specifica che possa arginare il fenomeno. Lo stesso studio evidenzia che negli ultimi 25 anni in Italia si è assistito alla perdita del 28% di terra coltivata. Colpa della cementificazione e dell'abbandono, provocati da un modello di sviluppo sbagliato che ha ridotto la superficie agricola utilizzabile ad appena 12,8 milioni di ettari. Per far fronte all'emergenza, affermano in Coldiretti, servono norme specifiche. Perciò diventano segni prioritari sia la difesa del patrimonio agricolo sia il riconoscimento sociale di chi lavora e presidia i terreni. A Macchia Valfortore domenica sarà inaugurato ed aperto al pubblico l'antico mulino ad acqua della famiglia Di Iorio, recentemente recuperato. L'itinerario programmato prevede prima la visita dell'Ecomuseo, la casa I mestieri e la cultura della memoria, nell'ambito della quale saranno visitate antiche strutture nel centro storico, recuperate ed allestite con finalità museali. Il secondo itinerario prevede invece la visita al Museo Civico di Storia Naturale della Valle del Fortore. Nel pomeriggio si terrà poi l'inaugurazione vera e propria del mulino ad acqua del paese. E domattina in Piazza del Papa a Termoli si svolgeranno le prove pratiche del corso di educazione stradale 2015-2016, organizzate dall'amministrazione provinciale e riservate agli alunni delle quinte elementari del Basso Molise. Tra i presenti l'assessore provinciale ai trasporti Rita Colaci, i Lions Club e le forze dell'ordine. Termoli, Campobasso, Iserni e Carovilli sono nell'ordine i comuni nei quali sono state previste le evacuazioni dal servizio del Dipartimento Civile in caso di terremoti.
Educare i ragazzi a gestire le situazioni impreviste e fronteggiarle nel miglior modo possibile. Con questo intento nascono le giornate di esercitazione destinate agli alunni delle scuole elementari e medie. Ad essere interessate da oggi le scolaresche di Termoli in una evacuazione in Piazza Monumento per proseguire a Campobasso domani con le scuole di Via Roma, Via D'Amato e di Piazza della Repubblica. Isernia il giorno 21 e Carovilli con la giornata conclusiva di venerdì 27 maggio. Insegnare a muoversi nel modo giusto. Giusto spiegare che cosa fare, mostrare quel che accade quando sopravviene un terremoto o un incendio, sono momenti di formazione ed educazione necessari per proteggere l'incolumità dei minori. La prevenzione passa anche attraverso la conoscenza dei fenomeni naturali, sostiene il consigliere di maggioranza Salvatore Ciocca. La proposta educativa favorisce negli alunni delle scuole elementari e medie non solo la conoscenza della protezione civile, ma anche i rischi presenti sul territorio e soprattutto le norme comportamentali in caso di calamità. L'esibizione del maestro Peppino Natarelli questa sera al Livre Café di Via Gazzani a Campobasso, nel suo repertorio musicale tra gli altri i classici di Fabrizio De André, Giorgio Gaber e Paolo Conte. Ad Oratino invece domani si rinnova la devozione al santo patrono Bonifacio e a San Celestino, entrambi martiri della Chiesa Cattolica. La festività è scandita dalle rituali celebrazioni religiose e il concerto serale della cover Io canto Massimo, nata come contributo all'artista partenopeo Massimo Ranieri. E adesso, come ogni giorno, spazio al meteo. Cielo parzialmente nuvoloso nella giornata di oggi sul Molise. Le temperature sono comprese tra la minima di 10 gradi a Campobasso e la massima di 22 a Termoli. Ventilazione meridionale, poco mosso l'Adriatico centrale. Coperto con piogge sparse sulla provincia di Isernia domattina. Valori climatici stazionari o in leggero calo. I venti si disporranno da sud-ovest. Iniziamo dal calcio a 5, il pivot del Venafro Carlo Labella è impegnato in questi giorni in un provino con l'Acqua e Sapone Montesilvano, società che milita in Serie A. Labella, classe 95, il prodotto del vivaio venafrano, a soli 17 anni vince campionato juniores e Coppa Italia di categoria. In Serie B l'anno successivo raggiunge l'obiettivo della permanenza nel campionato nazionale. Nella stagione 2015-2016 ha una breve parentesi nel Saviano in Serie B per poi rientrare a dicembre nel Venafro, vincendo la finale di Coppa Italia regionale, autore di una doppietta, e il campionato di Serie C1 regionale. Il giovanissimo Emiliano Esposito, cresciuto nel vivaio della cestistica Campobasso, è stato tra i protagonisti del centro di avviamento tecnico federale del Centro Sud di Pallacanestro. Il centro di avviamento tecnico federale si è svolto a Pescara. 32 ragazzi selezionati dal tecnico Andrea Capobianco, responsabile del settore giovanile squadre nazionali di basket. 8 sono gli equipaggi maschili e femminili che si sfideranno domani nelle acque marine antistanti il litorale di Termoli nella regata di Santimoteo. La vittoria permetterà alle squadre di partecipare alla successiva tappa di Taranto che coinvolge i vincitori delle città che si affacciano sul mare Adriatico. La prima manche è prevista a Termoli alle ore 9, la seconda alle 12, la chiusura della manifestazione sportiva alle 16. E infine ciclismo, Franco Casella dell'Isernia Bike Team si è messo in luce nei 75 km della Gran Fondo Mari e Monti a Civitavecchia nel Lazio. Il ciclista Pentro ha chiuso la manifestazione sulle due ruote.
in quinta posizione assoluta e primo tra gli under 23. Ecco, questa notizia di sport è veramente tutto. Vi lasciamo alla nostra programmazione. Grazie.